Noemi, una vittoria per 3-0, forse insomma neanche voi vi aspettavate un inizio così, e la prima cosa da dire è che è anche un peccato che non, il pubblico al completo non abbia potuto ammirare questa partita splendida da parte vostra. Sì, un peccato veramente, perché comunque è stata una gran partita e con il pubblico e i tifosi sarebbe stato ancora più bello. Però dai, per ora va bene così, siamo contentissime perché comunque abbiamo fatto una gran partita, non abbiamo mai mollato e la nostra forza è soprattutto questa, siamo veramente un gruppo giovane che non molla neanche una palla, quindi proprio contenta. Qual è stata la chiave della vittoria, oltre a questa grinta, insomma, fissato un'altra vittoria, quella di Firenze, un'altra bella partita con il gruppo? Ma io penso che appunto il nostro punto di forza sia proprio questo, cioè siamo un gruppo molto giovane che ha tanta voglia di fare, di dimostrare e non molla niente, quindi diciamo che portiamo un po' lo sfinimento alle altre squadre perché comunque difendiamo tanto, non molliamo mai e io credo che questo sia veramente il nostro punto di forza. Due vittorie nelle prime due partite contro squadre comunque importanti e forti, dove può arrivare questa Cuneo? Secondo me può arrivare in alto perché come ho detto anche prima siamo una squadra che ha tanta voglia di dimostrare, quindi noi pensiamo partita per partita e ora sono cavoli degli avversari beccarci, quindi sono molto contenta e potremo veramente fare grandi cose, divertirci e far divertire anche il pubblico quando potrà esserci.